Ascolta la Radio Vacanze, con noi si sembrerà sempre di essere in giro per il mondo. Questo programma vi è presentato da Radio Vacanze. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Viaggiando e Mangiando. Sono Marco Marucelli, il vostro curioso enogastrosofo, che anche questa settimana vuole condurvi per mano a scoprire delle ghiottonerie, delle gustosità. Beh, allora, iniziamo dalle terre da scoprire, un appuntamento a Rovigo. Quando si tratta di un paesaggio, io amo quei quadri che mi fanno venire voglia di entrarci dentro per andarci a spasso, diceva Pierre-Auguste Renoir. E nella terra tra due fiumi, patrimonio naturale di rara bellezza, destinazione turistica tutta da scoprire e da ammirare, Rovigo e le terre tra Adige e Po celebrano il matrimonio perfetto tra terra e acqua, ambiente, storia, arte, cultura, archeologia e prodotti tipici naturalmente. La cornice perfetta per un viaggio e un soggiorno ricchi di charme e di scorci mozzafiato. Vivere Rovigo e i suoi dintorni è vivere emozioni di luoghi sorprendenti e inesplorati, dove il ritmo scorre lento nel sottile silenzio di uno scenario che il tempo non ha scalfito. Un prezioso aiuto arriva ad esempio dall'app Discover Rovigo, attivata poco prima della pandemia, un supporto che permette di avere uno spaccato generale sull'ampia offerta di destinazione. Un'app che ogni anno si aggiorna con nuove e mirate pubblicazioni. A ridosso di Natale è stata la volta del volumetto Saperi e Sapori, quarto lavoro in ordine di tempo che, a giudicare dall'eccezionale numero di visualizzazioni, ha suscitato grandissimo interesse. La novità 2023 si chiama Rovigo Card, un vero e proprio passepartout artistico e culturale per i viaggiatori che giungono a Rovigo, soprattutto per la prima volta. La Rovigo Card è un biglietto integrato e consente di accedere a più luoghi di interesse storico e artistico in un'unica soluzione, ovviamente a costo agevolato. Con la Rovigo Card si visitano le due torri, primo simbolo della città, testimonianza millenaria dell'antico castello medievale costruito nel 1138, il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, meglio conosciuto come La Rotonda, il Teatro Sociale e il Museo Grandi Fiumi, con le sue due nuove sale dedicate alla mitologia e all'Ambra, dotate tra l'altro di nuove tecnologie che offrono esperienze immersive e di interazione, accompagnando anche i più giovani alla scoperta dei paesaggi antichi. Senza dimenticare che con la stessa Rovigo Card sarà possibile visitare le grandi mostre allestite nei palazzi Roverella e Roncale. Beh, allora abbandoniamo un attimo Rovigo e andiamo invece in Alto Adige, dove torna lo specchio aperitivo sulla neve, l'originale gustoso happy hour con i sapori tipici altoatesini, tra i rifugi dell'area vacanze Sci e Malghe, Rio Pusteria. Nel fine settimana di marzo, tra le montagne dell'area vacanze Sci e Malghe, Rio Pusteria, l'aperitivo diventa un momento magico e conviviale in collaborazione col consorzio Spec Alto Adige IGP. E da quest'anno accompagnato dalla fresca e cremosa mozzarella Brini, due eccellenze pronte ad impreziosire la sosta a bordo pista con le loro bontà. E il sabato i più fortunati possono godere anche di una sorpresa in cabinovia, un break goloso sospesi tra le montagne in compagnia della cavaliera. E Specca Aperitivo è l'appuntamento da non perdere per passare in compagnia il weekend di marzo, momento gourmet che coinvolge quest'anno sei rifugi dell'area vacanze Sci e Malghe, Rio Pusteria, un territorio da vivere tra i 55 km di piste del comprensorio sciistico Gisberg-Jochtal. Quando le giornate si allungano ed anticipano la primavera, il sabato inoltre, affascinante cavaliera delle piste, sempre pronta a dispensare consigli e aiuto agli sciatori, porta in serbo un regalo che conquisterà le papille gustative, naturalmente a base di speck e da quest'anno anche mozzarella. Speck aperitivo è un divertente e gustosa occasione per vivere l'Alto Adige in una prospettiva più gourmet e conviviale. Nei sabati e nelle domeniche di marzo, sei rifugi del comprensorio Gisberg-Jochtal, aderenti all'iniziativa, propongono un'ampia scelta di aperitivi a base di speck Alto Adige IGP e mozzarella Brini, accompagnate da un buon bicchiere di vino di qualità. Sono le baite Gitchhut, Nesserhut, Berg Restaurant Jochtal, Ochsenalm, Nockhalm e Haraldshut. Facili da raggiungere con gli sci o con le ciaspole, quattro weekend per un weekend oramai è un evento ormai consolidato, proprio quando le temperature diventano più miti e anticipano la primavera. Il sabato inoltre anche un semplice viaggio in cabinovia può diventare una gustosa esperienza. La cavaliera di Gisberg-Jochtal è pronta ad accogliere i più fortunati
con un aperitivo a base di speck, mozzarella e bollicine, in una cabina allestita ad hoc per l'occasione. Un break speciale, sospesi in alta quota e con vista panoramica sulle montagne dell'incantevole area vacanze Sci e Malghe, Rio Custeria. Lo speck Alto Adige GP ha da sempre rappresentato la tradizione altoatesina nella produzione del tipico prosciutto affumicato grazie alla sua bontà e al fatto di essere un'importante fonte di energia, ricco di vitamine, proteine e sali minerali. E da quest'anno accompagnato dalla fresca e cremosa mozzarella Brimi, un altro alimento sano e ricco di calcio. Una storia antica quella dello speck aperitivo, nata come merenda contadina e che veniva gustata seduti al tavolo dopo una lunga giornata nei campi. Lo speck Alto Adige GP ricopre oggi un ruolo importante nella cucina altoatesina e rappresenta con il suo sapore inconfondibile la maggior parte dei piatti della regione. Declinato in mille modi, accompagnato con altri prodotti locali come la mozzarella Brimi o semplicemente servita a fette, su un tagliere in legno con un buon calice di vino locale, ad ognuno la sua versione di speck. Beh, allora abbandoniamo un attimo questo prezioso prodotto, anzi questi due preziosi prodotti, speck e mozzarella, e dedichiamoci invece a pagare anche il nostro udito con l'ottima musica della nostra radio, la vostra radio, Radio Vacanze.